Dal 17 al 20 di febbraio si terrà a Chianciano il 39° congresso del Partito Radicale Non Violento Transnazionale Transpartito. È evidente che questo appuntamento costituisce, per quanti in questi anni si sono battuti a livello mondiale in nome dei diritti umani, dei diritti della persona, dei diritti dei più deboli e di tutte le domande di libertà che nel mondo si vengono formando, costituisce un appuntamento importante, anche se viene realizzato nelle more di una difficoltà economica e finanziaria e di una difficoltà anche organizzativa. La scelta comunque di tenere il congresso a 9 anni dall'ultimo appuntamento del Partito Transnazionale, Transpartitico e Non Violento, appunto il Partito Radicale, è comunque divenuto anche di fatto una sorta di appuntamento obbligatorio. Credo sia utile ricordare a chi ci ascolta anche alcuni dei momenti più significativi della vicenda radicale relativamente al Partito Radicale Non Violento, Transnazionale e Transpartitico. Principalmente i fiori all'occhiello costituiscono le battaglie per la moratoria per la pena di morte nel mondo, la battaglia per il Tribunale Penale Internazionale. Due momenti non soltanto simbolici, due momenti significativi che hanno marcato il senso di un modello non violento, federalista, liberale, libertario, democratico in un mondo sempre più sopraffatto da tentazioni e da tendenze autoritarie. Ma un mondo anche dove il ritmo economico è accompagnato da una domanda di globalizzazione che si muove nell'ambito anche di legittime aspettative di coloro che dal ciclo produttivo mondiale sono esclusi e vogliono essere invece legittimamente protagonisti, ma in qualche modo restano anche sopraffatti all'interno di quelli che sono i meccanismi che nel gergo vengono definiti di turbocapitalismo, di capitalismo aggressivo. Quali sono i momenti con cui la libertà economica può estrinsecarsi ed essere però associata alle domande di libertà? Sicuramente quando alla globalizzazione economica si associa alla globalizzazione dei diritti. E credo di poter affermare che questo piccolo grande nucleo, questa minoranza intensa a livello internazionale che è il Partito Radicale Non Violento Transnazionale e Transpartitico, abbia costituito e realizzato nel mondo degli appuntamenti significativi proprio sul terreno della globalizzazione dei diritti. Si osserva, per esempio, come la battaglia per la moratoria contro la pena di morte, che è giunta a uno stadio ancora più avanzato in questi ultimi mesi, nella prospettiva di far votare a livello assembleare anche la definitiva normativa che preveda una vera e propria abrogazione definitiva in tutto il mondo della pena di morte, nonostante l'ostracismo di molti paesi dittatoriali e non solo, anche di presunti paesi democratici, ma quello che maggiormente significa la battaglia per la moratoria della pena di morte è legata proprio al concetto strutturale della globalizzazione dei diritti, che è l'unico modo per temperare la sia pur legittima domanda di globalizzazione economica senza che questa assuma i ritmi del carattere di sopraffazione dell'individuo sull'individuo. La battaglia per il Tribunale Penale Internazionale è stato un altro momento di grande efficacia, anche se la strutturazione di un grande organismo che sia di fatto giuridicamente rilevante per le domande di libertà e di liberazione dei popoli è finora riuscito a prendere forma soltanto in quelle realtà, si pensa alla post-Jugoslavia, senza che però questo abbia costituito una definitiva forma di messa in mora di ogni aggressione di tipo autoritario. Credo che in questo senso lo sviluppo del lavoro che il Partito Radicale Transnazionale Non Violento e Non Partitico realizzerà nella scadenza di Chianciano sarà quella di una definizione di tutte le giurisdizioni nazionali, internazionali, capaci di fornire alle domande di libertà dei popoli una possibilità di ancorarsi a dei fatti precisi. È di queste ore la notizia della rivolta in Tunisia contro un dittatore di cui si potrebbero dire molte cose, in particolare se si vanno a cogliere le corresponsabilità europee rispetto a questa logica secondo cui il Medio Oriente è preferibile avere a che fare con arabi moderati, anche se questi molto spesso sono dei dittatori, tutt'altro che rassicurante, e costituiscono specularmente l'altra faccia della medaglia di quello che viene definito appunto il modello di terrorismo
e di fondamentalismo islamico, che non è la cultura del mondo islamico, e lo possiamo attestare proprio con il lavoro che da radicali, insieme all'Associazione Arabi Democratici Liberali, svolgiamo in questa direzione. Ma quella delle giurisdizioni è una traiettoria sulla quale va mobilitato l'intero impegno, proprio nel momento in cui l'ONU sempre più è tentato di allontanare dall'Assemblea Generale i momenti che riguardano i diritti umani e destinarli a quella che viene ritenuta una specie di confino a sé stante, appunto la sessione di Ginevra, nella quale di fatto i temi dei diritti umani sembrano, e dei diritti della persona sembrano, quasi una specie di appendice di una intelligenza, di un realismo politico che in qualche modo costituisce anche il momento più debole della struttura dell'ONU, incapace di rispondere a quelle che sono le domande che vengono dal mondo e fondamentalmente dalla parte oppressa del mondo. Il Partito Radicale Non Violento è stato un punto di riferimento non soltanto per il Dalai Lama e per la battaglia del Tibet, lo è stato per i Montagnard, lo è stato per i dissidenti del Vietnam, della Cambogia, lo è stato per una vasta gamma di popolazioni che oggi sono in uno stato di oppressione e che cercano in qualche modo di accompagnare la propria azione di rivolta in senso democratico anche su una traiettoria di garanzie e di strutture istituzionali democratiche. Credo che in questo senso l'appuntamento che viene a formalizzarsi con il congresso dal 17 al 20 del prossimo mese di febbraio costituisca un momento di rilettura critica, ma anche di rilancio di una battaglia mondiale di natura federalista, liberale, democratica, in nome di tutti i popoli oppressi, in nome di tutte le domande di libertà e di liberazione che vengono dalle donne e degli uomini del mondo alla ricerca di pace e di equilibrio, ma non di un pacifismo astratto, ma di un'azione di democrazia reale vissuta in nome del diritto e della legalità.